Sono stati ascoltati dal giudice del Tribunale dei minorenni di Bari i genitori del bambino di Foggia, nato con la sindrome di Potter, una malattia rarissima e che lascia pochissime speranze di vita. I genitori del piccolo a cui è stata tolta la patria potestà sono stati ascoltati questo pomeriggio alla presenza del loro legale, l'avvocato Michele Vaira, dai giudici baresi a cui hanno raccontato tutta la triste vicenda. Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, i genitori del bambino e lo stesso avvocato hanno sottolineato che la loro non è una battaglia legale, ma solo una volontà di riavere il figlio e per questo hanno presentato un'istanza di revoca del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Bari. L'avvocato Vaira, giornalista, ha detto di essere ottimista sulla decisione del Tribunale barese. Inoltre, i genitori, che grazie ad un'associazione di volontariato hanno ottenuto un alloggio a Bari per seguire più da vicino il neonato, hanno anche sottolineato che il bambino, che ora pesa 2,3 kg, risponde bene alle cure e che i medici hanno ipotizzato un possibile trapianto degli organi quando arriverà a pesare 10 kg. Questa mattina siete stati ascoltati dal giudice del Tribunale per i minorenni di Bari. Cosa avete raccontato, la vostra storia? Abbiamo raccontato la nostra storia, niente di nuovo. Abbiamo chiesto di nuovo di riavere il nostro diritto di genitori e attendiamo adesso con ottimismo la risposta del giudice, che sia positiva. Niente di nuovo. Il bambino come sta? Ma questa mattina, come tutti i giorni, siamo stati in ospedale e quindi con grande sorpresa abbiamo visto che Davide respirava in modo autonomo ormai, senza neanche più un filo di ossigeno, e quindi reagisce molto bene alla dialisi, si nutre con il latte, e cresce e quindi a quanto pare va benone, considerando le sue condizioni di salute, che rimangono comunque gravi.